Eccoci qua a Pontianak, quello che state vedendo è un monumento adibito al culto religioso. È in costruzione, ve lo mostro velocemente nei dettagli. Più genericamente una chiesa cristiana, lo si evince dal crocifisso. Ecco, il crocifisso sembrerebbe un crocifisso ortodosso, ma non è ortodosso perché quello ortodosso c'ha il basamento, c'ha una specie di all'altezza dei piedi di Gesù, c'ha una targa, questo non ce l'ha, e probabilmente è un monumento cattolico, perché lo posso dedurre solamente dal fatto che vi è la torre campanaria qua, una bellissima torre campanaria che culmina con la statua del profeta. Chissà quando sarà mai terminato, è forse la cosa che c'è più imponente qui in città, qui nel centro. Adesso non ho girato a fondo, però in città non ci sono grossi monumenti, è un po' un formicaio, una città formicaio, e molto bella comunque, attraente, qui vi faccio un po' vedere, piena di gente in moto. Ecco, qua nessuno va mai a piedi, nessuno, non ci sono i pedoni, tant'è che i semafori non prevedono neanche che ci sia il pedone, non ci sono le strisce, non c'è il semaforo per i pedoni, praticamente. Qui fanno un po' come in Italia, che per fare 100 metri usano la macchina, qui usano la moto. Nessuno si sposta in altro modo.